Francesco Monte romantico con Paola, ma la risposta di lei è spiazzante. L'aspetto qui, fa sapere l'ex tronista una volta tornato in Italia. Lei, ancora in gioco, è titubante, lo saluto. Chi sperava in una love story tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto potrebbe veder presto frenati gli entusiasmi? Mentre, infatti, l'ex tronista, tornato in Italia dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi a seguito del Cannagate, continua a lanciare dolci segnali alla sua nuova fiamma, l'ex madre natura sembra non accogliere tanta esaltazione. La dimostrazione è arrivata ieri sera. Durante la diretta della quarta puntata, Monte, non presente in studio per motivi di tutela legale, ha fatto una dedica a Paola a margine di un videomessaggio mandato alla conduttrice Alessia Marcuzzi. A prescindere da tutto, ha detto, volevo dirti che quest'isola mi ha lasciato qualcosa e un qualcuno in particolare. Quel qualcuno è Paola. Paoletta, io ti guardo e ti sostengo. Ti sono vicino e ti aspetto. Ti mando un bacio speciale. Parole tenere, che Daniele Bossari, opinionista del reality, ha pensato bene di riportare alla diretta interessata. Visto che è San Valentino, ti farà sicuramente piacere sapere che Francesco ti sta aspettando in Italia. La risposta della Di Benedetto è apparsa piuttosto reticente, lo saluto, un bacio, ha replicato, senza ricambiare in tenerezza e lasciando intendere di voler liquidare in poche parole la questione. Francesco e Paola, la love story. Nessun lieto fine, dunque, per la coppietta nata sull'isola. Almeno al momento. Eppure, all'inizio del programma, la situazione sembrava preludio di un feeling. Francesco, reduce dalla rottura con Cecilia Rodriguez, si era presto invaghito della bella vicentina, che si lasciava corteggiare con piacere. La lontananza, però, è come il vento. Accende i fuochi grandi e spegne quelli piccoli. Come quello di Paola, a quanto pare.